Un articolo letto qualche giorno fa mi dà l'opportunità, l'occasione, lo spunto per fare questo video. Ho letto un articolo di Mori, l'avvocato Mori, il quale fa un invito, un appello, dicendo: ma perché le forze sane di questo paese non si mettono insieme? E elenca anche le forze sane, quindi il Movimento 5 Stelle, poi dice Galloni, il Movimento Roosevelt, Gioele Magaldi, Mori, ma lei veramente è convinto che c'è una massoneria buona e una massoneria cattiva? Ma lei l'ha vista qualche conferenza di Magaldi, visto che annovera Magaldi tra le forze e il Movimento Roosevelt tra le forze sane di questo paese? L'ha sentito Magaldi cosa dice della Rivoluzione francese? La Rivoluzione francese fu voluta lui dice, dalla massoneria. Certo, verissimo. Ma che cosa rappresentò la Rivoluzione francese? Anche la liberazione dell'Italia, seconda guerra mondiale, da parte degli americani, lo annovera tra le grandi conquiste della massoneria. Anche questa democrazia, Magaldi l'annovera tra le conquiste della massoneria ed altre cose che Magaldi dice nelle sue conferenze. In particolare mi riferisco anche a quell'intervista vergognosa fatta da Bio Blu, che ha lasciato parlare Magaldi e dire tutte le cose che voleva dire senza contestargli assolutamente niente, senza fargli una domanda seria, vera, che potesse in qualche modo, come dire, contrastare la serie di sciocchezze che questo diceva. Quindi, quando si dice forze sane di questo paese, come si fa? Ah, dimenticavo, circola già da tempo sul web, e l'ha detto anche Magaldi, che Galloni si sarebbe iscritto, anzi sarebbe tra i fondatori del Movimento Roosevelt. Se questo è vero, è abbastanza grave anche questa notizia, ma sul web di questo non si parla. Ecco, è molto interessante sapere perché non se ne parla, nonostante ci siano persone informate, sanno esattamente che cos'è il Movimento Roosevelt, presentare questa faccia buona della massoneria, perché la massoneria avrà certamente un suo movimento, un partito ufficiale. Quindi, quello che si sta facendo con il Movimento Roosevelt è fare in modo che la massoneria abbia ufficialmente un suo partito, facendo credere, ma questo è il gioco vecchissimo, che esiste la contrapposizione tra una massoneria buona e una massoneria cattiva, esattamente come la contrapposizione tra destra e sinistra. No, non c'è vera contrapposizione. È un gioco delle parti, è un gioco delle parti, le uniche vittime inconsapevoli, la massa, siamo noi, sono i cittadini che sono presi in giro da questa finta contrapposizione. Quindi, che cosa sta accadendo? Sta accadendo quello che vi ho detto, cioè avremo un partito movimento, un partito massonico, che prenderà le sue forze da qualcuno o da tanti che sono insoddisfatti, probabilmente che non sono in grado di capire i piani mondialisti realmente, che crede ci possa essere una massoneria buona, anzi ne sono anche affascinati dalla massoneria, dai suoi riti, dal fatto che c'è questi che tutto è segreto, che c'è una crescita spirituale all'interno, eccetera, eccetera. Beh, questi sono maestri del giocare con le parole, no? Del farti vedere una cosa anziché la realtà. Quindi la realtà apparente anziché la realtà. E quindi avremo questo. Ah, probabilmente, sicuramente il Movimento 5 Stelle potrebbe anche spaccarsi con una parte che andrà col Movimento Roosevelt. Ci sono già in atto delle mosse di avvicinamento, non fosse altro anche che dichiarazioni di stima reciproca tra Magaldi e Casaleggio, ma è la base stessa, è qualche deputato e senatore che si sta avvicinando a questo Movimento Roosevelt. Probabilmente quindi avremo un Movimento 5 Stelle con due anime, e poi una di queste anime, o una parte di quest'anima, seguirà il Movimento Roosevelt. Questo è ciò che volevo dire.
Volevo dire che finché non si conoscono realmente, totalmente e correttamente i piani mondialisti, non c'è trippa per gatti, diceva qualcuno. Esiste un'opposizione a questo sistema? No, non esiste un'opposizione organizzata, non esiste un'opposizione finalizzata. Tutto finisce, tutto si completa in video su YouTube, su Facebook e roba di questo tipo. È come se si volesse fare una rivoluzione, a parte che io non amo le rivoluzioni, mi piacerebbe più parlare di restaurazione. Non si fanno rivoluzioni sul web, noi non siamo in grado di farlo, non abbiamo i mezzi, bisognerebbe stare più in mezzo alla gente, avere qualcosa di estremamente organizzato, ma per organizzazione, per organizzare vuol dire che ci dovrebbe essere una disciplina e una gerarchia, ma guai oggi a chi parla ancora di disciplina e di gerarchia. Ci hanno messo in testa e queste due cose non vanno bene, infatti tutti diciamo io sono libero, libero pensatore, sono io, sono... Insomma, virus mentali che ci porteranno alla distruzione. Vi saluto, grazie per avermi ascoltato e alla prossima se ci sarà.